Francesco, esordio alla regia con un noir on the road. Una cosa più complicata non la potevi scegliere. Sì, specialmente perché è un film con un budget molto contenuto, quindi abbiamo preferito in qualche modo rischiare, puntando su una storia un pochino un po' ambiziosa, no? Quantomeno perché in Italia non se ne fanno, fondamentalmente così, si predilige la commedia, cosa che forse non sarei nemmeno capace di fare, quindi è stato quasi un gioco forza che ho dovuto proseguire su un percorso che in qualche modo ho cominciato con i cortometraggi, e quindi ho trovato persone che hanno creduto in questa possibilità e hanno deciso di puntare su di me. Senti, dopo questa tua prima esperienza puoi un po' fare un bilancio. Quali sono state le cose in cui hai trovato più difficoltà? Tu hai fatto tanti spot, cortometraggi. Passando al lungometraggio, cosa ti ha creato più difficoltà, più paure, più ansie? La preparazione, diciamo, sul set non ho avuto il tempo nemmeno di rendermi conto di quello che stavo facendo, era una corsa contro il tempo, proprio come nel film, cioè, quindi eravamo continuamente alle prese con la luce che andava via, il tempo ristretto, non potevamo sforare, fare straordinari, quindi tipo la scena dell'incidente che normalmente avremmo fatto in 3 notti, abbiamo fatta in 1 notte, tutta di seguito, quindi è stata una lavorazione molto rocambolesca, che in qualche modo mi ha ricordato un po' i corti che facevo senza budget. Le ansie stanno arrivando adesso, per il giudizio del pubblico e della stampa, dei giornalisti, della critica. Senti, invece le fonti di ispirazione, chiaramente quando uno esordisce alla regia, soprattutto nel primo film, c'è molto di suo, però c'è anche tanto cinema che ha visto, tanti registi a cui magari si ispira. Tu? Riferimenti sicuramente Refn, Inarritu, Eastwood, un tipo di cinema. Cosa tra l'altro che ho evitato durante tutto il periodo di preproduzione, quindi io non ho mai più visto un fotogramma loro per evitare di essere poi condizionato in qualche scelta. Quindi un po' il sapore volevo mantenere. Di quel tipo di cinema più che dei riferimenti precisi. Nel film è il destino a decidere tutto, il grande manovratore. Tu credi nel caso? Sì, assolutamente sì. Sì, assolutamente. Sono quasi maniacale in questo senso. Cioè, per me ogni cosa può significare, può avere un significato nascosto, una cosa da secondare piuttosto che da evitare. Quindi mi affascina molto. Tanto è vero, pure nel cinema di Inarritu, che adoro particolarmente, è spesso il caso a fare una parte importante. Per finire, perché Nottetempo? Perché mi dava l'idea di urgenza, di questi personaggi che devono per forza correre da qualche parte alla ricerca di qualcosa che non hanno più o che vorrebbero riconquistare. Quindi mi dava l'idea proprio il termine di urgenza, la partenza a nottetempo, è sempre un fatto che capita all'improvviso e ti spinge via da qualche parte.